La chiesa dei Santi Biagio e Francesco a Canosa di Puglia ha festeggiato Santa Cecilia, la martire che protegge la musica, con un concerto per evidenziare che le note diventano lettere di una lingua universale. Sentite. Le bacchette sembrano vibrare sui tamburi, le dita volteggiano sui tasti, le note diventano sullo spartito lettere di una lingua universale che chi ama l'armonia sa apprezzare. Così, a Canosa di Puglia, la chiesa dei Santi Biagio e Francesco ha voluto celebrare la santa che protegge la musica, Cecilia, la nobile romana che cantò a Dio durante il suo martirio. Da allora, chiusa pentagramma e voce per esaltare la bellezza di Dio, ha scelto un modo per avvicinarsi all'idea perfetta di bellezza del creato. Il messaggio che ci può lasciare, credo, anzitutto l'apprezzare la bellezza della musica. E credo che da questo punto di vista ecco, la musica ha da dire ancora qualcosa circa la bellezza del mondo. Però anche ci insegna anche ad essere, credo, armoniosi. L'armonia nella musica è tutto. E noi dovremmo anche imparare da questo linguaggio universale che è la musica, quello di coordinarci, di armonizzarci tra di noi. La musica così diventa capacità di prendersi cura degli altri, per i musicisti che con i loro strumenti regalano emozioni e di se stessi, ascoltando melodie e composizioni che sanno rinnovare il Quel cuore. prendersi cura anche del mondo, perché dobbiamo anche andare oltre, diciamo, il nostro piccolo, la nostra piccola città, le nostre piccole realtà. In effetti, la musica è questo linguaggio universale che può unire tutti coloro che magari non sanno le lingue, ma il linguaggio della musica è conosciuto dal cinese, come anche dall'europeo, come anche dall'africano, per cui credo che ci sia quel prendersi cura del mondo attraverso la bellezza della musica, credo che sia molto bello.